Ok, ragazzi, stavo facendo dei test, volevo farvi vedere questo. Muro di slime block. Non so precisamente come se funzioni. Ma sembra rimbalzare. Ero indeciso se provare una cosa del genere. GMC. E questa è la prima volta, ragazzi, che lo faccio in camera. Ossia, tu. Non mantieni le promesse a quanto vedo. Mi inviti? Non faccio gli inviti via Minecraft tu, ma faccio gli inviti via. Via. Faccio degli inviti via Discord e o YouTube. Non faccio inviti via Minecraft. Quindi non ho promesse. Non faccio promesse. Quindi mi spiace tu, ma. E ok, poi. Boom, boom, boom. E boom. Voilà. Proviamo di nuovo qua. Voilà. A me questa cosa sembra piuttosto OP, non so come cosa ne pensate voi, ma questo è il mio test ufficiale di questo tipo di difese. Non saprei nemmeno io come raidarle. Nel senso, non so se c'è effettivamente un modo o meno. Implementerò ora queste difese alla mia base, penso. Chi lo sa? È OP, è super OP. Ok, mini base tour della base di Already. Ha questa home con gli end portal e a quanto pare la ender chest. Credo. Tutto rompibile. Mi preoccupa un po' il fatto che si veda all'esterno, ma vedo che ha diverse file di ender chest, quindi non capisco. 5 strati di ender chest, che sostanzialmente sono rompibili come l'ossidiana. 5 strati, Dio mio. Quanto ci hai messo? Con chi vivi qua? Con Mozzartino? C'è anche qualcun altro? Oggi è giorno 24 novembre. È esploso un creeper. Oh mio Dio, quanto tempo fa. Un creeper ho salvato. Tutto il salvabile. Sfortunatamente è passato il clear lag. Se ci sono un armor, chiedi pure. Quale tragedia. Vediamo sotto le casse, a parte quelle private. Ok. Kit Misty. Ok, questa è una buona cassa piena di God Armor. Una e mezzo. Due. Due e mezzo. E vediamo l'ultima. Ok. Qui spade. Tutte spade. Bella la base di Already. Molto OP. Comunque con chi vivi, ripetimi, con Mozzartino c'è anche qualcun altro o solo tu e lui? Che in chat non ho letto purtroppo. Mozzartino e Dracandri. Ok, perfetto. Bella, bella. Mi piace la base. Non posso star moltissimo perché i video devono venire belli. Grazie della visione. E alla prossima. È un cannone? Cosa vuol dire un cannone? No, un camioncino. Il camioncino della Blu-ray. Ah, un camioncino, ho capito. Secondo me arriviamo a 20.000. Superiamo il limite del mondo con questa. No, dopo una zona, una strategia per fare raid. Stavo Buchiamo con questa. pensando. Magari tipo un altro sopra con le TNT e poi la TNT si lascia cadere giù e cade sull'altra redstone. Oppure blocchiamo l'acqua così. Oddio. Oddio. Esatto. È geniale. Ma poi come si blocca? Ah, con una torre da un'altra parte. Esatto, sì. Le spugne non so se le sposta. Comunque se mettiamo una torre da un'altra parte, non vedo l'ora di usarla. Allora, sticky piston. Slime block. E quello normale. e-chest. 1, 2, 3, 4. Non so quanti ne servono. Adesso lo vediamo. E quello normale va. Ok, va messo un blocco di terra lì dietro. E poi così. E poi bisogna mettere un cubo di redstone sopra la questo, vero? Lo slime, solo lo slime. E poi un Poi altro. un pistone qui. Normale, così. E poi. Andrò ancora. Aspetta, si mette dopo però il pistone di. Questo qua dopo. No, il blocco di letto si mette alla fine dopo aver fatto. Ah, ok. Cos'è che state facendo? Ok. Le macchine infinite. Ok, mi sposto solo in verify, va? Ok. Quindi pistone. Avete capito? Pistone normale.
slime block, pistone appiccicoso e altro pistone normale e così. Poi si mette la redstone qua e qua. No. E la redstone lì e sull'altro blocco di redstone. Qui. Su qua? Sull'altro blocco di slime, volevo dire. Sopra. Poi devi fare, mi sembra che devi fare così, aspetta. Così. Serve un altro, guarda, serve un altro pistone. Ecco. Wow. Easy. E poi basta aggiungere cose tipo per prolungare. Sì. Sopra. È potentissimo. Proviamo con un raid. Ho un raid di Minecraft, sì. Il nome. Disattiviamolo solo. Disattiviamolo solo. Dai, se troviamo. Questo mi tipo... no limits. Mi tipo da te davvero, Aita? Sì, sto morendo da un po' di giorni, non ce la facciamo mai. Perché costruiscono sempre. Sto andando di pian piano, eh. Ah, okay. È sul bordo, l'avevo trovata prima, ma devi tornarci. Allora, aspetto. Qua? Eccomi. Accetto. Aitam anclema, se non lo possiamo aprire. Di Andrea, anclema te. Sono Andrea, anclema. Quindi questa base è dei no limits. Claim e blu armi zero. E qui hanno una cosa bellissima che fanno pozioni infinite. Da sole. Hanno tipo una fabbrica. È più di sole. Andrea Anclaima. Ti manca questo angolo. Poi quando hai tempo. Wow. Blu, guarda giù. Cosa hanno fatto qui? Dovete bucare tipo. Non c'è niente. No, hanno fatto una roba di pozione. Vieni. Un attimo, blu, lo vuoi un armor, un set di armor? La fabbrica. Dragon. Ah, ho capito, la fabbrica di pozioni. In logica, blu, tieni che c'era essere, un set di armor. Potrebbe essere un nuovo modo per buffare sta roba. Girati. Io vado. Dove delle pozioni, lo prendete? Blu, girati. Eccomi che qua. Che sta da fare, bro? Non so, l'inventario è già pieno in 3 secondi. Potion. Devi fare slash potion. Potion. Ok. Ce n'erano tantissime. Sì, non c'è niente da fare qua, comunque è già griffata. Ci sono ciste, infatti. No, dicevo che è in costruzione. Cioè, per provare. Ah, quindi spinge l'ossidiana proprio anche. No, qui blu, guarda. Qui in cima, facciamo qui con le spugne. Che vada in avanti. Ormai possiamo provare. Quindi appena rompo questo parte. In teoria. E sto facendo da lontano, che magari c'è il clim, boh. È vero, ti stiamo. Sei fermi. Allora adesso, che ho tutti i blocchi sotto che c'erano. Io non ho capito se va o meno, sinceramente. E poi bisogna attivare la redstone qua e toglierla. Però prima bisogna sganciare da sotto. No, si blocca il claim. Mi sa che si blocca col claim. Non va. Però blu si può fare un bombardiere. In logica si può fare un bombardiere dall'alto, no? Cosa vuol dire? Cioè, si potrebbe fare mettere un dispenser e farlo col bombardiere. Ossia? Cioè, bombardare dall'alto. Ma comunque si blocca. Si blocca comunque al bordo del claim. Sennò sarebbe stato troppo OP, immagino. Proviamo a... attraversa forse il muro di 20.000. Quello forse sì. Secondo me sì. Proviamo. Quello non lo so. No, secondo me sì, lo fa. È più capito male. Vabbè. Bannati tutti. Blu bannato perché ha fatto... Prof, sì. Perché dico prof? Prof. Dimmi tesoro. Non va comunque, sono un po' deluso. Siamo... Vabbè. Non così tanto. Allora, Kafka e la bambola. Censura. Un anno prima della sua morte, Franz Kafka visse un'esperienza insolita. Passeggiando per il parco Steglitz a Berlino, incontrò una bambina che piangeva sconsolata. Aveva perduto la sua bambola.
Kafka si offrì di aiutarla a cercarla e le diede appuntamento per il giorno seguente nello stesso posto. Puzza di pedofilia, comunque. Incapace di trovare la bambola. Sei sicuro di aver usato Google? Da parte della bambola e la portò con sé quando si rincontrava. Avrà usato Yahoo Answer. Per favore, non piangere. Sono partita in viaggio per vedere il mondo. Ti riscriverò raccontandoti le mie avventure. Così cominciava la lettera. Quando lui e la bambina si incontrarono, egli le lesse questa lettera attentamente descrittiva di avventure immaginarie della bambola amata. La bimba ne fu consolata e quando i loro incontri arrivarono alla fine, Kafka le regalò una bambola. Ella ovviamente era diversa dalla bambola originale. In un biglietto a Cluso spiegò: i miei viaggi mi hanno cambiata. Molti anni più avanti, la ragazza, cresciuta, trova un biglietto nascosto dentro la sua bambola ricevuta in dono e assumendolo diceva: ogni cosa che tu ami è molto probabile che la perderai, però alla fine l'amore muterà in una forma diversa. Ti assumo come narratore. Adesso mi sto per dormire, grazie. Un po' inquietante, ma ci sta. No, ma infatti, ma perché io mi aspettavo che arrivasse tipo la piega super macabra, invece. Ma perché io faccio il cantanto, è per quello ma che sono fatto. Ah, il cantanto, ok. Wow.